Pronto Gigi? Ciao Gigi, ciao! Certo, dimmi tutto, che è successo? Ti serve un consiglio? Che è successo? Ah, devi fare un montaggio? Un montaggio? Bene, sono contento! Dove lo devi fare? Dove lo devi fare? A un teatrino off, ho capito. Ma senti, monti la mattina e vai in scena la sera? Ah, sì, ho capito. Ah, vuoi sapere a che ora ti conviene andare in teatro? Senti, guarda, ci devi andare dall'alba, Gigi. Ci devi andare dall'alba, dammi retta. Sì, no, guarda, Gigi, perché ti spiego come funziona. Tu arrivi lì, arrivi fuori al teatro e aspetti 2 ore. Aspetti 2 ore che ti aprono, si funziona così. Non lo so che gli hai dato l'appuntamento, ma è il tecnico che deve venirti ad aprire. Fa 2 ore di ritardo da contratto. È proprio una questione sindacale, non so, io negli anni non sono riuscito a capirlo bene. Ma proprio fa 2 ore di ritardo da contratto. Dopo 2 ore in genere arriva un signore sulla 60ina che pure a luglio è vestito con un maglione che ha un colore improbabile, sai, una cosa tra l'arancione e il verde scuro. Funziona così: arriva, chiedendo scusa col motorino, ti apre il teatro, tu entri dentro, a quel punto entri dentro, porti tutte quante le cose, vai subito nella sala del teatro, alzi gli occhi e c'è sta un faro solo. Sì, Gigi, sull'americana c'è sta un faro solo. E perché puntualmente, io non so guardarne, puntualmente, Gigi, la compagnia che è venuta prima di te, è una di quelle compagnie che ha fatto uno spettacolo strano e ha riordinato tutti quanti gli attacchi dei fari. Tutti quanti, Gigi, ha riordinato tutti quanti i fari, staccato tutto e si è inculata pure tutte le gelatine. Si è fregata le gelatine, capito, Gigi? Quelle che sono rimaste sono quelle sbiadite. Sì, sono quelle che il colore ce l'hanno soltanto intorno, capito, Gigi? Al centro sono talmente sbiadite che le può usare come cornicette per le foto. Esatto. E da quel momento comincia la giornata lavorativa, Gigi. Comincia così. Perché il tecnico, da quel momento in poi, alle prime 5 domande che tu gli farai, risponderà soltanto in un modo. Soltanto in un modo, in tutta Italia. Il tecnico ti risponderà solo: no, guardi, mi dispiace, non si può fare. Alle prime 5 domande, ti conviene fargli domande inutili, ti conviene sprecarle. Dici: guardi, scusi, ma questa quinta qua si fa? No, guardi, mi dispiace, non si può fare. Ma questa vite si potrebbe staccare? No, guardi, mi dispiace, non si può fare. Ma io vorrei poggiare sta cosina in camera? No, guardi, mi dispiace, non si può fare. Cioè, ma potrebbe aprirsi pare perché no, guardi, mi dispiace, non si può fare. Vabbè, senta, io mi dispiace, ma dovrei andare al bagno. No, guardi, mi dispiace, non si può fare, capito? Non si può fare niente dentro sto teatro. Non si può fare niente. Io so bene, sto a fare la pipì sotto, ho fatto 2 ore di traffico. Non si può fare niente. Ti incazzi e da quel momento il tecnico, quello è proprio il segnale universale per tutti i tecnici d'Italia, da quel momento che ti incazzi cominciano a lavorare. Quello è proprio come timbrare il cartellino, capito? E da lì si comincia, effettivamente, allora, e tu cominci e c'è sta, allora l'abitatore c'ha la batteria scarica e la quinta si è bucata e la vite è spanata, i fari si sono furminati tutti quanti, cioè non c'è una luce di un faro che funziona e nessuno può andare a comprare la luce del faro perché il negozio più vicino sta a Pavia. A Pavia, guarda, io ti giuro, Gigi, negli anni mi sono convinto che esista proprio una legge urbanistica che vieta a un negozio che vende lampadine per fari da aprire a meno di 800 km da qualsiasi teatro. Ma veramente, Gigi, ti giuro, allora tu lasci perdere il pacco, ti avvicini verso la zona mixer, ci accompagni il fonico e lì sopra c'è un mixer del 62 che funziona a petrolio. Sì, proprio un manufatto, fatto a mano, pezzo unico, non esistono le istruzioni da nessuna parte e nessuno nel raggio di 2 miglia sa come cazzo funziona quel mixer. Non lo sa nessuno, ma pure se qualcuno lo sapesse non ci sarebbe comunque il petrolio, quindi è impossibile da usare. E il fonico nel frattempo smadonna perché ha visto la sedia dove si deve mettere a sedere, perché in genere la sedia del fonico, Gigi, è più rotta dalla frizione dalla macchina di mio nonno. Ma te giuro, Gigi, è più appiccicosa del divano di Rocco Siffredi, non si può usare quella sedia. E il fonico sta in piedi il fonico, veramente, guarda, te giuro. La cosa che ti dice strana è che tutto la settimana prima funzionava, la settimana prima era tutto nuovo. È colpa della compagnia che è venuta prima di te che ha distrutto tutto, capito? Distrutto tutto quanto la compagnia prima di te. Allora tu ti avvicini, devi fare il montaggio e dici: senta, guardi, a me mi servirebbero le cantinelle. Quando te gli chiedi le cantinelle a un fone, a un tecnico, Gigi mio, è la fine. Comincia a bestemmiare a bassa voce, gira per teatro, bestemmia, dice una parola ogni 3 santi, comincia a dire: e mondo cazzo stanno le cantinelle, e mondo via cantinelle, e tu cazzo stanno le cantinelle, e tu cazzo stanno le cantinelle. Dico: guardi, se chiamano cantinelle forse stanno in cantina. Dice: ma noi non c'avevamo la cantina, è per questo che non trovi le cantinelle. No, guardi, ste cantinelle se le sono fregate tutte quante quelle della compagnia che è venuta prima. Ma che cazzo era sta compagnia? Chi cazzo era? Ma che ospitate dentro al teatro? Iunni? Chi c'era? Ma chi c'avevano come regista? Charles Manson, questa è sta compagnia. Ma dove cazzo li prendete? Dove vivono? Io non l'ho mai visto. Dove abitano questi? Oltre la barriera del nord del trono de spade? Ma sono cattivissimi. Questi sono più cattivi di un figlio ipotetico tra Jafar e Mara Maionchi. Io non l'ho mai vista una cosa così spietata, Gigi. Guarda, dammi retta, facci oggi a fare montaggio. No, ci devi andare oggi. Ma lo so che manca un mese, Gigi, ma è già tardi. È già tardi, non fai in tempo. Tu devi arrivare
assolutamente prima della compagnia che viene prima di te. Se no non lavori, dammi retta Gigi, no, fidati, fidati, è così, stai già in ritardo. E mi raccomando, portati da mangiare e da bere. Sì, sì, perché ci sta il bar nel Teatrino Off, Gigi, ci sta il bar, ma il bar del Teatrino Off fa la spesa al discount di fianco al teatro, ma costa più del caffè greco a Via Condotti, capito Gigi? Devi fare un mutuo, devi fare un anno di spettacoli continuativi per pagarti un caffè a quel bar, capito? Dammi retta Gigi, fidati di me, sono tanti anni che faccio sto lavoro, te lo dirò, no, se no che mi chiedi a fare il consiglio. Dammi retta Gigi, oggi ti metti con la tenda là davanti e ti obblighi il tecnico a farti entrare nel teatro e lo occupi, finché non vai in scena. Dammi retta, fidati di me. Va bene? Va bene Gigi. Non lo so, mi inalbero perché purtroppo ecco, so anni, non ce la faccio più, è sempre così, Gigi, dammi retta, fidati. Va bene? Ciao Gigi, ciao, ciao. Il Teatrino Off. Allora, senti Lozzi, io pensavo oggi di girare un video un po' diverso. No, 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 mi dispiace, non si può fare. Ma guarda che è divertente, perché se cambiamo la luce... No, 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 non si può fare. Ma perché no, scusa, abbiamo l'obiettivo nuovo, mettiamo... No, 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 guarda, mi dispiace, non si può fare. Ma la messa a fuoco, se tu la regoli no, la... No, 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 mi dispiace, non si può fare. Ma oggi che volevo cominciare a pagarti. Sì, 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 guarda, si può fare, vado a prendere l'Iban, aspetta, arrivo subito. Erano 5 domande che mi dovevi dire no, non era...